Vado tardi perché ho affittato casa. Oh, applauso. Ma no, non è tanto per l'affitto della casa, l'applauso è perché noi ci spostiamo, perché mia moglie... No, non è vero, non è incinta, però vogliamo fare un... Vabbè, che quartiere? Da dove a dove? Da Arustia. Da Testaccio A. Chi è che ti sopporta quando sono a casa? C'è uno. D'estate c'è uno dall'altra parte, del palazzo di fronte, che una volta protestava brutto. Sincero. In Toscano. E io ho detto, ho abbassato la testa umilmente, ho detto in effetti. Marco, tu suoni a casa? Cioè, io sì. Ma roba insonorizzata o Allora, guarda, posso dire, io una volta sono andato a casa sua, se è sempre quella, ed è una casa isolata. Quindi può suonare come vuole. Stai in un posto dove più tu invece, Chiara? E io vivo in un condominio, devo ammettere che... Che hanno tentato, mi hanno detto, mi hanno minacciato più volte. Minacciato. Però alle 11 smetto. Brava, è bravissima. A volte, però... Lei c'ha una bella voce, tu no. Smettere alle 11 non ti pare. Alle 11 perché sennò era la sfraccia. Allora uno suona gli orari. Non ho capito. Controbattere in qualche modo. Perché è bello. Anzi, la cosa più bella è suonare in casa. Senza nessuno. Senza l'aperto se piove. Io non riesco a capire queste passioni, nel senso che non ce l'ho, che non c'ho passione. Allora penso che uno col lavoro non è che a casa mi metta di recitare. Davanti allo specchio non si mette. Stufo. Ma non ti chiedono mai quando esci con gli altri. Recitaci una cosa. Assolutamente non so. Recitami una poesia. E la risposta quello, è? Quello, no.